Bene, oggi presentiamo una ricetta molto usata e richiesta da, non solo dal web, ma da molti blog di ricette o altro. Presentiamo la ricetta della pizza. La pizza fatta con, intanto a casa, in un forno di casa classico che abbiamo, diciamo, quasi tutti, quindi un forno che arriva a una temperatura massima di 250-270 gradi, e utilizziamo anziché il lievito di birra solo ed esclusivamente lievito madre essiccato. Allora andiamo direttamente, senza perdere tempo, agli ingredienti. Allora utilizzeremo 1 kg di farina zero, quindi è una farina di media forza perché non facciamo una lievitazione né breve, quindi di un paio d'ore, ma nemmeno una lievitazione lunga che supera le 12 ore. Quindi utilizziamo una farina media, quindi una farina zero, lievito madre, dello zucchero, del sale, dell'olio. Acqua ne utilizzeremo in questo caso con questa farina circa 550 ml. Perché dico circa per questa farina? Questo è un, lo so, è una ricetta, non è un corso, quindi, però il particolare dobbiamo dirlo. In base al tempo, all'umidità della giornata, in base al tipo di farina che utilizziamo, la quantità d'acqua varia. Io adesso non vi vado a dire che marca di farina ho usato, quindi vi dico che per questa farina all'incirca ci vogliono 550 ml di acqua. Anche le aziende che vendono al dettaglio, a differenza di quelle all'ingrosso, si stanno organizzando a fornire le indicazioni per quanto riguarda l'assorbimento della farina, che è un valore che troviamo sulla scheda tecnica. Quindi, oltre alle proteine e a tutto il resto, troveremo anche l'assorbimento. Quindi, così ci dice quella farina quanta acqua vuole. Allora, l'ordine degli ingredienti. Io vi dico adesso l'ordine, poi ci prepariamo per farvi vedere in dettaglio come vengono inseriti. L'olio e il sale, o meglio sale e olio, sono stati messi alla fine e li ho elencati alla fine non per caso, ma perché effettivamente sono gli ultimi due ingredienti che vanno inseriti nella ricetta. Perché anche se usiamo intanto su questa ricetta lievito secco, quindi lievito madre secco, è meglio prendere l'abitudine di unire il sale alla fine della ricetta, perché se un giorno utilizzeremo, faremo la pizza con il lievito di birra e ci viene per errore da inserire il sale all'inizio a contatto con il lievito, l'impasto lo roviniamo, quindi la lievitazione si rovina. Quindi, per avere una buona resa, sia con lievito secco o no, è meglio prendere l'abitudine di utilizzare il sale come penultimo ingrediente e ultimo ingrediente l'olio, anche perché una volta che noi mettiamo l'olio all'impasto, non possiamo, o meglio, non aggiungere più acqua perché l'impasto fa difficoltà ad assorbirlo. Ok, quindi adesso andiamo ad inserire con ordine i vari ingredienti nella macchina, nell'impastatrice. Come dicevo prima, inseriamo gli ingredienti con l'ordine. Intanto io sto utilizzando la macchina come attrezzo il gancio, quindi in genere questo tipo di attrezzature forniscono i tre attrezzi classici, che sono la frusta, quella per montare, per intenderci la panna o il pan di spagna, la foglia, quella per impastare gli impasti tipo la frolla o altri tipi di impasti, e il gancio per i lievitati. Quindi noi stiamo utilizzando il gancio per i lievitati. Allora, ci sono varie scuole di pensiero oppure varie abitudini. Noi per il momento utilizziamo questa sequenza, quindi partiamo dal secco e non dal liquido, proprio perché non sappiamo, quindi in generale non so a casa che farina utilizzerete, quindi è meglio, non conoscendo l'idratazione della farina, partire dal secco. Una volta che noi conosciamo la farina, utilizziamo sempre la stessa e sappiamo quanta acqua assorbe, possiamo tranquillamente inserire all'inizio direttamente acqua o farina, quello che vogliamo, nel boccale e mettiamo la macchina in moto e cominciamo a impastare. Quindi
Quindi attualmente io vado ad inserire gli ingredienti con questo ordine qua. Allora, partiamo con la farina. Quindi metto il chilo di farina. Allora, mi sposto un attimo il gancio, giusto l'ho lasciato per farvelo vedere, io lo tolgo. Vado a inserire tutta la farina. Quindi abbiamo 1 chilo di farina, andiamo a miscelare i 70 grammi di lievito madre essiccato. Quindi sono 70 grammi in 1 chilo. Comunque gli ingredienti li vedrete in sovraimpressione. Diamo giusto così una miscelata al lievito con la farina, giusto per farli, per miscelarli un pochino. Aggiungiamo lo zucchero. È normale che se io vado a preparare un impasto di pizza, tra virgolette, napoletana, da fare sul forno, sulla pietra o sul forno a legna, lo zucchero non lo metto, perché per fare quel tipo di impasto andrò a fare un impasto con una farina diversa, con una lievitazione diversa, con una maturazione diversa, con dei tempi diversi. Quindi questo è un ingrediente che noi andiamo a inserire in questa ricetta perché stiamo realizzando una pizza da impastare, faccio un esempio, all'ora di pranzo per poi infornarla per cena, ok? Quindi ripeto, il chilo di farina, 70 grammi di lievito madre essiccato, 10 grammi di zucchero semolato. Anche questo andiamo a miscelare. Possiamo inserire il nostro gancio. Abbassiamo la macchina e la facciamo partire a velocità minima. Quindi andiamo a mettere una velocità leggera. Io metto velocità 2 e vado piano piano ad inserire l'acqua. Naturalmente la verso, ne metto un terzo, mi fermo e aspetto che la farina assorba un pochino l'acqua. Come vedo che poco poco si asciuga di nuovo l'impasto, vado ad aggiungere vedete che si è asciugato ancora e io aggiungo. Tra un'aggiunta e l'altra, naturalmente cerchiamo di valutare sempre l'impasto in che condizioni si trova, perché quando arriveremo alla fine dell'acqua da inserire, dobbiamo regolarci in base anche alla consistenza dell'impasto stesso. Allora, fermiamo un attimo e abbassiamo la farina, così l'impastatrice la prende bene.
vi accorgete anche che un pochino la macchina comincia a sforzare, vuol dire che ha bisogno di acqua. Quindi andiamo ad aggiungere, quindi se l'è quasi bevuta tutta, quindi siamo già più o meno alla dose d'acqua che avevamo prefissato, che prendiamo un altro pochettino. Infatti vedete che già si sta rapprendendo un pochino l'impasto, quindi la lasciamo andare un po' così, così vediamo come, anzi abbassiamo, riabbassiamo di nuovo i bordi, così la prende tutta. Si la prende tutta, ecco qua, facciamola asciugare un pochino. Allora, già a questo punto, quando vediamo che l'impasto è bagnato e piano piano la macchina tenta di raccoglierselo, abbiamo più o meno la certezza che acqua non ne vuole più, possiamo aggiungere i 25 grammi di sale, quindi sono 25 grammi di sale fino per un chilo di farina. Quindi lo vado ad aggiungere, piano piano che gira la macchina, lo faccio assorbire, così lo prende di sicuro tutto l'impasto. Può sembrare tanto 25 grammi di sale, ma per un chilo di farina, poi se qualcuno preferisce l'impasto più insipido, può tranquillamente tenersi sulla grammatura del sale. Ok, vediamo che l'impasto si è staccato completamente dalle pareti. Se riuscivamo a inquadrare all'interno del boccale, si poteva vedere che si è staccato del tutto. Anzi, stoppo la macchina un attimo, così vi faccio vedere come è l'impasto in questo momento. Eccolo qua, è completamente staccato dalle pareti. È staccato completamente, si è staccato da solo. Allora, arrivato a questo punto posso inserire, man mano che la macchina gira, piano piano gli faccio assorbire i 20 grammi di olio d'oliva. Sempre a velocità minima. Ecco, piano piano, anzi l'abbasso pure un pochino, così riesce ad assorbirlo meglio. All'inizio sembra che non lo prende l'olio, però man mano che la macchina gira ci rendiamo conto che piano piano lo assorbe. Questa è un'operazione che dura all'incirca 5-6 minuti. Non di più, perché infatti sono i tempi reali dell'impasto. Quindi finiamo con l'olio, quindi avete visto che ho messo sale e olio, gli ultimi due ingredienti. Quindi facciamogli assorbire l'altro olio che ho aggiunto. Così vedremo poi alla fine come reagisce l'impasto. Vi farò vedere. Ovviamente la velocità non deve essere esagerata, perché l'impasto a quel punto in macchina aumenta la temperatura, quindi si innesca subito la lievitazione, ma non dobbiamo portarla a quel livello là. Quindi se tocchiamo vediamo che già comincia a essere calda, potevamo già fermarci un pochino. Facciamolo asciugare bene così, sempre a velocità minima. Siamo a 6 minuti e mezzo da quando è partita la macchina, quindi più o meno come tempi ci siamo benissimo.
Allora, proviamo a fermarlo un attimo. Ok, alziamo la macchina. Ancora vedete che c'è l'olio che si vede. Io lo stacco dal gancio con le mani un pochino bagnate d'olio, così lo stacchiamo dal gancio, la prendiamo da giù perché può restare sotto, quindi la ci aiutiamo un attimo, giriamo con le mani, gli mettiamo il gancio. Facciamo ripartire per un minuto, giusto per farla incordare un attimo, così poi vediamo. Perfetto. Allora, guardate un attimo qua l'impasto, eccolo com'è. Allora, se io lo vado a staccare dalla... Già, vedete se si è già formato... Si comincia a formare la maglia glutinica. Noi lo abbassiamo. Togliamo dal gancio, che si stacca abbastanza facilmente. Allora, a questo punto lo ungiamo con un poco d'olio e lo copriamo con pellicola. Lo lasciamo riposare all'incirca 45 minuti, così, e poi ci rivediamo per pezzarlo e metterlo nelle teglie. Allora, bene, l'impasto era stato coperto con la pellicola per non farlo asciugare, anche se l'avevamo bagnato un pochino con l'olio. Trascorsi all'incirca i 40-45 minuti, lo andiamo a riprendere, quindi togliamo la pellicola, ci ungiamo poco poco le mani con l'olio e lo andiamo a staccare dal boccale e lo mettiamo sulla spiena d'olio, sempre con un goccio d'olio. Guardate la maglia glutinica come si è formata, quindi come elastico, quindi andiamo a un pochino a risgonfiare un pochino. Guardate com'è bello liscio. Adesso questo qua è un impasto, diciamo l'impasto con un chilo di farina. Se noi dovevamo fare le pizze rotonde ne venivano 6, se noi dobbiamo fare le teglie da forno, che sono le classiche teglie da forno 30x40, di questo ne vengono 3, quindi noi questo impasto lo dividiamo in 3, all'incirca vengono 3 panetti da 560 grammi circa. Comunque lo dividiamo adesso così, vediamo quanto siamo. Facciamo da 550, 560 massimo. Ok, iniziamo. 5 e 70, facciamo questa operazione qua, lo chiudiamo bene, così, taglia d'olio, e
la mettiamo in forno spento, il nostro forno da cucina spento, non mettiamo la luce perché rischiamo che si supera la temperatura e ci secca un po' la pasta. Forno spento per circa 4-6 ore. Quindi dopo circa 4-6 ore possiamo cominciare a schiacciare l'impasto per poi la stesura. Ci vediamo quindi fra 4-6 ore. Allora, eccoci qua dopo 4 ore e mezzo. Questo è l'impasto come si presenta dopo la lievitazione. Quindi è stato 4 ore e mezza nel forno spento. L'abbiamo unto di olio, avete visto prima, così non si è asciugato l'impasto. Adesso procederemo alla stesura, quindi alla, abbassare la, il panetto e andare a, poi a condirla per infornarla. Allora, infatti notiamo le bolle, come l'impasto si è abbastanza lievitato. Andiamo a stendere per tutta la teglia, cerchiamo di sentire sotto le dita le parti. Lo riportiamo di nuovo di prima, andiamo ad allargare, quindi anche perché essendo una farina molto non molto debole, quindi si presta abbastanza alla stesura. Ecco, e già abbiamo, cioè il fatto che l'impasto non ritorna indietro vuol dire che la lievitazione è già a posto. Allora, lo condiamo classica margherita, passata di pomodoro, precedentemente già condita con olio e sale per evitare di mettere sale sulla pizza, quindi passata di pomodoro con olio e sale. Mettiamo qualche cucchiaio, ci diamo alla abbiamo la mozzarella. Mozzarella su una pizza, su una teglia, siamo all'incirca 125 grammi di mozzarella, già basta, perché in genere una mozzarella da 100 grammi la mettiamo su una pizza normale da il panetto da 270 grammi, quindi possiamo tranquillamente con questa arriviamo sicuramente al risultato ottimale. Ok, un po' di origano secco, non mettiamo il basilico, ma io uso l'origano, un altro filo d'olio e possiamo procedere ad infornarla circa 10-12 minuti alla massima potenza del forno, naturalmente forno statico.
qualche minuto prima della cottura, della fine, controlliamo un attimo di sotto, vediamo che è colorata bene, e giusto per colorare un pochino i bordi, la mettiamo l'ultima fila del forno e aspettiamo che si colora un pochino il bordo. Ok, cottura terminata, di preciso sono 12 minuti, questo è il risultato. Mettiamo un altro goccino d'olio e aspettiamo che si raffredda un attimo e poi la togliamo dalla teglia. Allora, abbiamo aspettato che si stemperasse un pochino, adesso la togliamo dalla teglia. Tagliamo un attimo. Volevo farvi notare di sotto.